Questa è la nuova BMW Serie 3. Qualcuno la critica per essere troppo simile alla sorella maggiore, la Serie 5, ma proprio per questo motivo, secondo noi, la sua linea è davvero molto bella. Da sempre le Serie 3, ed in particolare le Touring, sono conosciute per essere tra le vetture in grado di coniugare al meglio le caratteristiche che deve avere un'auto per famiglia, con delle doti stradali in grado di soddisfare anche i palati fini della bella guida. E questa nuova versione non fa altro che esaltare questa caratteristica. Prima ancora di partire, però, si viene conquistati dall'abitacolo con una forte caratterizzazione sportiva e dall'eccellente sistema di infotainment, in grado anche di connettersi in rete per vedere news e molto altro ancora. Davvero eccezionale poi è il sistema di telecamere, che rende qualsiasi parcheggio a prova di neopatentato. Grazie alla massiccia presenza di elettronica, questa nuova serie 3 riesce ad essere una vera e propria trasformista ed è come avere più vetture in una. Attraverso questo comando sul tool centrale si selezionano infatti le diverse modalità di guida, che sono la Eco Pro, la Comfort, la Sport e la Sport Plus. Le prime due in particolare sono pensate per la guida di tutti i giorni, per offrire il massimo livello di comfort e per ridurre al minimo i consumi. Invece la Sport e la Sport Plus, che limita l'intervento dell'elettronica, sono pensate per godersi al massimo il piacere di guida, magari su un percorso ricco di curve, e magari quando non si ha la famiglia al seguito. Quando è selezionata la modalità Sport, è incredibile come ci si dimentichi all'istante di essere al volante di una familiare, perché questa 330 si comporta come una vera sportiva. Dato che l'assetto è piatto, la reattività nei cambi di direzione è davvero esemplare e lo sterzo è sempre pronto, diretto e molto preciso. Per di più, le prestazioni che è in grado di offrire il 3000 turbo diesel sono quasi esagerate, dato che con 258 cavalli riesce a portare la vettura da 0 a 100 in appena 5,6 secondi, con la velocità massima che è invece di 250 km/h e la coppia di 560 Nm che ti incolla sul sedile ad ogni affondo sul pedale del gas. Ma la cosa più incredibile è che a dispetto di queste prestazioni straordinarie, si riescono a mettere a segno medie di 14-15 km al litro. Il solo problema della vettura è il prezzo. Si parte da 49.000 euro, ma attingendo alla lista di accessori si possono raggiungere cifre davvero vertiginose.